bacino ripieno. Puoi avere farina, l'acqua, pane e benzina, oppure scambiare sale con olio e olio con munizione. Cercare vestiti, scarpe, calzettoni di lana, tagliare la legna, cuocere cibo per centinaia di persone. Oppure fabbricare reti con tronchi di pino e sacchi di paglia e di foglie, curarsi dalla scabbia, oppure curarsi dai pidocchi. Come scriveva Giovanni Pesce, senza tregua, sparare precisi senza consumare colpi inutili. Tenere le armi in sicurezza, abbandonare e conquistare postazione. Oppure come scriveva un grande uomo del Novecento, cioè Beppe Fenoglio, e il partigiano Zorro, fuggire da attacchi improvvisi del nemico, sganciarsi dai rastrellamenti, lanciarsi in dirupi scoscesi, in rintani bui e spaventosi, con zaini pesanti sotto piogge torrenziali, nevicate sotto il caldo sole di agosto, fare i turni di notte in mezzo alla nebbia fitta, oppure come scriveva un altro grande intellettuale che era Mario Rigoni Stern, ascoltare i rumori dei boschi, dove anche il più impercettibile fruscio può rappresentare un pericolo. Oppure, come diceva mio padre, girare alla denti ai muri delle case. Oppure mischiarsi alla folla delle piazze delle città. O come scriveva Giorgio Bocca, giornalista, scrittore, partigiano, stampare giornali clandestini, per poi distribuirli attraverso dei cannaccini coperti da cassette di frutta, verdura, o infilarli dentro delle sporte delle donne, nelle cassette dei bambini, nei tricicli da negozio, che se ti prendevano facevi la brutta vita. Oppure ancora, come diceva Mario Rigoni Stern, comprendere il linguaggio della povera gente. Perché tu puoi fare quello che vuoi, ma tu parli un linguaggio contro, la gente non ti capisce perché non ha studiato. Imparare a scendere dentro dal palco e cominciare a parlare con parlano loro. E allora sì, la gente ti capisce. Capire i bisogni, i dialetti, capire la psicologia della montagna, perché noi cittadini siamo tutti rapidi, ma in montagna i tempi si allungano. Quando vai a camminare sulle montagne, oppure invece parlare dei segreti di città grigia, morte quando scende la sera. Ed entra in vigore il coprifuoco dove per le strade si incontrano soltanto le pattuglie tedesche fasciste e le loro camionette. Oppure vivere dentro nel silenzio di case senza acqua, senza luce, senza riscaldamento, oppure in città dove le razioni delle tessere annonarie appena a livello della mera sussistenza, dove ci si muove come dei gatti, a migliaia di case distrutte dai bombardamenti, di giorno nella paura di essere arrestati, torturati, incarcerati, fucilati, senza alcun avvocato che ti difende e soprattutto senza alcun processo. Per me questa